Viene al mondo in automobile, nel piano del furibondo temporale, e Fulmine è il nome della sua mamma ragazza Ita. Cresce bello e forte, sotto il sole di Puglia. A 18 anni scapita, vuole lavorare, partire e andare lontano, raccogliendo olive e pomodori, scopre per la prima volta l'ingiustizia degli uomini. Invoca silenziosamente i suoi eroi, Nelson Mandela, Martin Luther King e Malcolm X. Gli spiegano che è sempre perdente la battaglia di un uomo solo. Alza lo stereo come il Dolby Surround. L'argomento di oggi è il Book Sound, direttamente da Santa Croce. Ora parliamo di lettura ad alta voce. Fra, non imboscarti nell'aiole, io leggo ad alta voce, ascolta le mie parole. Con la tua voce insulsa, tu mi scrivi. Io so la cultura perché leggo tanti libri. Se non vinciamo il concorso è il culmine. Il nostro libro preferito è Fulmine. In quel libro ho preso spunto, te lo spiego veloce come fra un riassunto, come una melodia suonata con il flauto. Fulmine è nato dentro un'auto, famiglia composta da persone lese. Lui è nato in Puglia, quindi è pugliese. Con l'anima amico tu mi adori, lui come lavoro coglieva pomodori. In Veneto ha conosciuto Romina, una ragazza semplice e carina. Ascolta il mio flow, ti riporto indietro, Fulmine era felice e non sapeva il suo segreto.